Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di Fallout 3. Ok, raga, devo raccogliere 10 sbarre qua dentro. E non sarà facile. Allora, prima prendo quello che ha questo tipo. Beh, non tanto. Ha un fucile. Devo prendere il fucile. Cosa abbiamo? Munizioni. Barra d'acciaio, eccola una. Un'altra, beh, già due, va, non è male. Adesso meglio che mi faccio il fucile e vado ad andare in cerca di queste sbarre, che qui è come essere tipo in Resident Evil da ora in poi. Per Resident Evil intendo il 2, è come essere nel 2. Billy, sono io, tuo fratello Jojo. Ti ricordi di me, vero Billy? Billy? Come vedete, questo qui è diventato tipo un succhiatore, un simile. Vediamo se riesco a salvarlo. L'ho fatta. Oh, stai lontano e muori. Ok, l'ho salvato. Prendi questa. Sai com'è, vero? Vabbè, lo lascio stare lì. Qua cosa abbiamo? Quasi sono dei robot che, vista tanto che non posso al momento usare, vero? Infatti non posso. Ma hai detto che... Ah, un altro. Ma muori. Sistemato anche questo. Biglietto della metropolitana che non mi serve un cavolo. Porta di fornimento? Ma do un'occhiata. Forse qua c'è qualcosa di utile che mi può servire. C'è un robot morto qua. Torretta. Oh cavolo, ci sono anche delle radiazioni. Ah, forse. Oh cavolo. Sono nemici, a quanto pare, e stanno scappando da questi qua. Ma muori. Sono. Ok, ho tutti sistemati. Sì, li ho fatti fuori un bel po'. Ok, mi sa che ce ne sono ancora qua. Ah, mi sento la saboritore, coltello. Sì, dai, mi può servire un po' di roba. Ok, ecco le altre spade. Ancora, oh, senso che ti accoltello come un salame. Ok, ecco fatto. Allora, dicevo, prendo le spade. Qua un'altra, fatto. Ah, e basta, se ne avevo così poco. Ma prometto il protettore, recente, noi consegne, non credo che possa niente di utile. Ah, un medikit. Ah, perfetto. C'è altro che mi può servire? No, non credo. Cavolo. Ok, però non mi hanno notato, eh.
Vabbè, quando tu ammazzarli, tanto sono solo tre. Sperando che non arrivino altri. Ah, perché ci sto? È questo! Morto un altro. E muore anche te. Ok, qualcosa di utile. Struttura elettrico. Non serve a un cavolo. Solo a chiudere quello lì. Ma qua non c'è zero sbarri, solo un filo inciampato che non mi serve. Che cavolo è successo? No, ho capito. Mi sa che sono caduto dentro a una trappola. Dovevo aspettarmelo. Vabbè, almeno qua c'ho già cosa aspettarmi adesso. Non uccidermi, non voglio morire. Mi sa che se mi metto qua, mi notano? No, non mi notano. Sono in 3D. Provatemi a morire di nuovo. Per mano mia. Che io ammazzo zombie come voi. Io sacchiotto. Cos'è? Quello sacchiotto lì ammazzo di tenerezza, ma per favore. Ok. Beh, dai, non ammazzo la vista, ma può servirmi. Ma muori che mi hai stancato. Tanto mi. Aspetta, fammi dire un attimo se l'altro è morto, poi no, è ancora qua. Vabbè. E no, no, tu non te ne vai da nessuna parte, bella. Scusa, ma mi serve. Mi serve la tua arma. Quello che hai, va? Ma spero meno di trovarla subito fuori, così la ammazzo, infatti qua. Al diavolo! Ma dove vai? Ma muori. Ecco fatto. Ok, si carabinato, tappo, mercenario, ok. Ok, ma lui vediamo un attimo quante sbarre ho per ora. Allora, sbarre. Sono due, sono due. Qua c'è una terza, e quindi me la vado a prendere. Meno male che questa volta sono già nella trappola. Ah, un attimo. Si può dare di qua? No, non si può. Qua non c'è niente di utile. Perché quella porta non l'avevo notata prima. Ciao, bello. Vuoi una mazzata? Va bene. Ecco, te la fatta. Gioca a baseball con la vostra testa. Ecco là i soliti tre. Aspetta un po', che c'è qua? Torre e va. Bello, sono le granate. Per qua là, vero? Sì.
Non mi sembra, non credo che mi abbia notato per ora, però avvertono la mia presenza, questo è certo. Munizioni, perfetto. Ok, scrivania, c'è una Coca-Cola, sarebbe la Coca-Cola lì. Ah, eccoli qua, punto mio, non beccato. Beh, uno, due. Voglio usare la mazza per non sprecare munizioni. Ok, siamo avanti, ancora uno. Questi a me hanno roba utile. E sono anche facili da battere. Guarda baseball. Ok, là non ci vado, però c'è un fucile, quindi piano piano mi avvicino. Ah, ecco il filo che mi ho fregato prima. Ok, fucile d'assalto, bella. Ok, qua non ci casco la seconda volta, quindi vado avanti. Tela energetica. Ecco, metto le visuali così, va. Bello, bello. No, non posso, va. Che cavolo. Ah, guarda cosa c'è qua. Bella, c'è tanta roba. Altre munizioni che poi mi serviranno in seguito. Sperando che non me la prendano. Come è successo quando sono venuto qua che mi hanno preso tutta la roba che avevo. Ah giusto, la maggior parte, le armi eccetera le ho messe fuori. Ok, porta bloccata, qua non c'è un cavolo. Che bella mazza poi con una bella B. Ok. Fammi controllare di qua. Nel senso che con queste visioni mi sembra di essere in amnesia o roba così. Che è successo? Questi non hanno un cavolo, qua c'è uno schivo del pit. Oh cavolo, ecco uno qua. Muori, male. Ah però, guarda cosa c'è qua. Parecchie barre. Lanciafiamme. Altre barre d'acciaio. Barre d'acciaio. È stato facile. Ho fatto tutte le barre d'acciaio che ho trovato qua dentro. Beh, meno male, Lanciafiamme, bella. Quanta roba. Meno male che sono entrato qua, raga. Altrimenti dovevo andare per tutto lì fuori a cercare la roba. A cercare queste sbarre del cavolo. Ok, direi che posso sì, qua non avevo notati. Ah sì, forse li ho presi prima, sì. Vabbè, ritorno indietro. A dare le sbarre. Sperando che non mi prendo la roba che ho preso qua dentro. Ancora voi, no, ma questa è una rottura del cavolo, sapete? Via. Me la devo sguagliare. Ho avuto proprio un colpo di fortuna. Eh già. Ricordo la prima volta che ho fatto questo livello, questa cosa. Ci ho messo un secolo a trovare le sbarre. Ah, guarda un po', c'erano quelle anche qui. Però non si possono prendere. Ecco. Ok. Ora entro. Vedi come mi metto la tuta e spero la mazza la lascio. Lascia la mazza.
Vabbè. Entro. E consiglio le sbarre, speriamo che non mi tirino la roba che ho preso. Oh, che palle! Muori! Anzi, me la sguai prima che mi ammazza lui, va? Che non ho la vita molto ben messa. Sento che quel coso che gira fa un po' innervosire, eh? Solo un poco. Guarda un pochino chi ce l'ha fatta. Le prenderò io quelle sbarre, idiota. Ora torna dentro e fa il tuo dovere. Ehi, ci sai fare. Prendi questi. Ti potranno aiutare nei combattimenti. Il proprietario non potrà più usarli. È stato condannato a morte. Ah beh, grazie. Beh, ce ne sono ancora là fuori. Continua a portarmi metallo. Sì, sì. Tanto che fortuna non mi hanno preso la roba che ho qua. Una vera fortuna. Va bene. E adesso che devo fare? Allora, vediamo. Ok, devo ritornare la mia idea. Beh, almeno così dormo anche lì e mi ricarico la vita. Comunque veramente mi è andata bene. E togliti. Ehi! Vabbè, mica con la vita sono sicuro, va? Bene, tutto carico. Casa dolce merda. Bene, appena in tempo. Ashur ha radunato tutti al piazzale. Dicono che aprirà l'arena. Sarebbe un'occasione perfetta per noi. È molto semplice. Ogni tanto Ashur apre la sua arena. La chiamiamo la fossa. Qualsiasi schiavo può scegliere di combattere contro i gladiatori. Se vinci, otterrai la tua libertà. Inoltre, potrai parlare con Ashur. È l'unico modo per uno schiavo di parlargli direttamente. Tu combatti, vinci, parli con Ashur e infine prendi la cura. Facile. Non farei una piega. Werner ha un piano di distrazione. Non abbiamo costruito queste armi per nulla. Quando incontrerai Ashur, sarai abbastanza vicino alla cura per afferrarla. Prendila e portala da lui. Ora andiamo ad ascoltare il discorso di Ashur. Saranno guai se le guardie ci scovano qui dentro. Eh già. Beh ragazzi, questo episodio finisce qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!